Ciao, benvenuti o ben ritornati sul canale. Io sono Salvo e io sono Vale e oggi faremo un nuovissimo video haul. In uno scorso video avevamo già fatto un video haul con la roba di Halloween di Tiger e l'abbiamo utilizzato per decorare la nostra stanza, di cui è uscito anche un video di cui vi lasciamo il link qui sotto in descrizione o qui sopra nelle info. Stavolta invece faremo un video haul da Tiger, però con tutte le cosine per il travestimento. E adesso iniziamo questo video. Per il travestimento avevamo già un po' di idee, perciò siamo andati da Tiger e abbiamo trovato davvero tutto. Abbiamo 4 idee di travestimento che vedrete in un prossimo video. Intanto cominciamo dal primo oggetto, che è questo cappellino da strega, che come potete vedere è fatto a cerchietto. Ma io sono una strega. Ecco, no, perché ti sta anche troppo bene. È fatto a cerchietto, perciò è comodissimo, non lo perdete. E tra l'altro è piccolino, è troppo carino. E poi, se non mi sbaglio, c'è anche il fiocchettino trasparente ed è viola. E penso che ci fosse anche di un altro colore, arancione. C'era anche nero arancione. Nero arancione. Ed è molto carino questo qua. Poi, sempre per il travestimento per lei, avevamo preso questo forchettone, la diavoletta, con sempre il cerchietto e le corna. Sono molto comodi i cerchietti, perché li puoi utilizzare tranquillamente, ti tengono i capelli a posto, a me piacciono un sacco. Sempre a tema diavoletta, abbiamo preso anche le ali, che sono queste qua, che vanno messe a braccio, cioè hanno proprio le spalline, tu le metti e c'hai praticamente le ali da diavoletta e sono troppo carine, sono trasparenti con i bordi rossi. Poi abbiamo preso anche questo bellissimo cervello squishy, che conoscete ormai tutti, l'avete visto sicuramente in giro su YouTube. Sì, ormai famosissimo. E anche questo qua ci servirà per un perché, che poi capirete nel prossimo video. E questo qua è bello, è squiscioso, è morbidissimo, troppo bello questo squishy. Come avete visto all'inizio del video, questo è uno dei miei oggetti preferiti, cioè guardate se non è bellissimo. È praticamente un teschio con la mano che si tocca la testa e poi c'è tutta questa corona di fiori e il velo, perché praticamente è una donna che è stata strappata dal suo matrimonio, è praticamente una vedova che è morta ed è rimasta le ossa. Però vabbè, la storia se l'è inventata Vale, magari è semplicemente un teschio che non sapeva cosa fare e si è messo due fiori in testa. Era più bella la mia storia, vero? Non ci potevano mancare dei guantini da scheletro, che vanno bene per quasi tutte le occasioni, un po' per fare la strega, un po' per il diavoletto. Beh, se per caso c'è freddo e volete mettere i guanti a tema, ci sono anche questi i da fare. I guanti a scheletro. Ora passiamo a questa bellissima collana di occhi. Guardate se non è troppo carina. Tra l'altro, cioè, sono... Ma questo qua che cazzo? Ha due occhi. C'ha due pupille. Oh, vabbè, non ho parole. Vabbè, comunque sono tutti degli occhi insanguinati con tutti i capillari rotti. Ed è una collanina che potete aggiungere a qualsiasi tipo di outfit per fare un effetto ancora più macabro. Abbiamo preso questo qua. Allora, questo qua è semplicemente un grembiule insanguinato da macellaio. Non credevamo di trovarlo, e invece era c'era. Sulla nostra lista di cose da prendere. Abbiamo trovato il grembiule. È stato un colpo quando l'abbiamo visto. A soli 1 euro. Ah, e ovviamente vi lasciamo sotto nell'info box tutti i prezzi e tutto quello che abbiamo comprato, così anche voi sapete più o meno su cosa andate a spendere. Ora passiamo agli accessori. Come accessori ho preso questo, che è davvero bellissimo, un collier molto simpatico, perché voi ve lo mettete al collo, è una collana, però in realtà è effetto sanguinato, quindi sembra che vi hanno sgozzato il collo. E questo qua è veramente bellissimo se volete fare anche un semplicissimo travestimento voi con questo e siete a posto, potete uscire tranquilli. Poi ho trovato questo qua, chiamiamolo apri bocca, non so come definirlo. Non è della serie Halloween, ma è molto spaventoso. Io lo però so. Secondo me se lo usate fa veramente molta paura con un bel travestimento. Ovviamente è un po' scomodo, non è che potete andare in giro con questo, però comunque magari per fare le foto, comunque per utilizzarlo un attimino per fare dolcetto e scherzetto, questo qua è perfetto. Se vi ricordate, nello scorso video vi avevo fatto vedere l'anello a forma di ragnetto e mi era piaciuto tantissimo, e quindi ho deciso di prendere anche queste mollettine con i ragnetti. Guardate come sono carine, una in oro, bronzo o quello che è, e l'altra nero, e le potete utilizzare sia come fermacarte sia come fermacapelli, tanto chi se ne frega. Si è comprata tutta la famiglia di ragni. Esatto.
Poi guardate che belli questi tatuaggi finti, ovviamente, con tutte le ferite, le cuciture, i punti, sono fantastici da mettersi magari sul collo, su un polso, su in se fronte. Non li sapete tatuare, disegnare con il make up, li potete prendere già fatti ed e ve li tatuate bello. Addosso per una sera, secondo me sono molto belli da utilizzare. Questi qua me ne sono innamorato subito appena li ho visti, non potevo non prenderli. Sempre per la serie make up ho trovato questo make up rosso bellissimo, tra l'altro con quadrati, rombi, questa geometria particolare mi piace molto, tra l'altro è azzeccabile è azzeccabile sull'occhio, quindi voi evitate anche di truccarvi, potete mettervi questo trucco. Avete fatto anche un trucco da diavolezza professionale. Poi sempre io, perché questa cosa insomma mi piaceva tantissimo, questa palla bellissima da carcerato che è fatta veramente bene, che questa qua basta che ve l'attaccate al piede, che penso che si stacchi, sì, si stacca, l'attaccate, ci mettete dentro la gamba e poi dopo la chiudete. Questa qua è fatta in plastica, però è una plastica molto leggera, infatti non pesa niente. No, e poi come, allo stesso tempo è molto resistente. Però è molto spessa, infatti stavo per dire quello, non è che si piega, vedete che... È fatta dura. Molto bene questa palla, ne volevo un'altra. E costava davvero pochissimo. Poco, questa non mi ricordo quanto, però costava poco. L'abbiamo presa subito perché ci serviva questa palla. Vedrete nel prossimo video. Se siete curiosi di sapere da cosa ci travestiremo, mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Sempre a tema Tiger. Abbiamo finito con la serie travestimenti. Visto che avevamo ancora un po' di tempo, ci siamo innamorati di due cose della serie decori perché per non la avevamo casa. Abbastanza decori, no? Esatto. Questa? No, vabbè, io mi sono troppo innamorata. Guardate questo cestino a forma di zucca. E dovete anche sentirlo. Non si spegne più. Ok, si è spento. No, vabbè, è bellissimo. È troppo bello. Però dentro ci puoi mettere secondo me anche le caramelle. Vuoi fare il dolcetto scherzato con questo? Beh, un po' piccolo. Vabbè, ci mangi meno caramelle. Ma no, allora vai con tanti di quelli. Così hai tante caramelle. Così tutti insieme. E infine abbiamo preso questa ragnatela qua. E una volta aperta dovrebbe fare questo effetto qua, che poi sono semplicemente delle corde, le stesse corde che utilizzate per allacciarvi le scarpe. Ed aperta secondo me è veramente fantastica, al posto di un quadro, fuori la porta. Sì, da attaccare al posto di quel quadro lì ci si può mettere la ragnatela. Anche questa qua sono curioso di vedere come ci sta. Abbiamo finito la roba che abbiamo preso da Tiger. Adesso volevamo comunque farvi vedere altra roba sempre inerente ai travestimenti, la roba che abbiamo comprato in altri negozi, quindi dai cinesi o magari all'Ipercop. Abbiamo preso questo qua dai cinesi, guardate com'è carino. È fatto troppo bene. È praticamente una sega con il cerchietto, che vi mettete il cerchietto in testa e la sega in testa, così dopo sembra che qualcuno appunto vi stia tagliando la testa. Ma è troppo bello. E tra l'altro è costato pochissimo, 2,80 euro. Secondo me questo qua fa il suo effetto. Non so se il cerchietto mi sta perché la testa è un po' grossa, però speriamo di sì, perché sennò Se no lo uso io. Se no devi usarlo tu per forza. Abbiamo preso questo bellissimo cappello da strega. Guardate com'è carino. È trasparente, tra l'altro è della mia misura, perfettissimo. È trasparente e ha tutti i decori oro ed è molto carino. Se però questo qua è riversibile, perché se lo girate diventa un cappello argento. È vero, guardate che bello, anche argento. Poi ho trovato questa qua, questa maschera di un mostro, di un teschio molto brutto, e per 1 euro l'ho pagato, sempre dai cinesi. È veramente molto carina. Se non volete truccarvi e fare una roba molto semplice, vi mettete una maschera di questo e avete fatto. Ti piace Halloween, eh? Un sacco. A lei Halloween piace sempre. Scriveteci sotto nei commenti se vi piace Halloween come festa, io l'adoro. Un altro oggetto che abbiamo comprato è questa bellissima scopa, guardate quanto è grossa, con intanto tutta la parte del manico viola e nera, fatta così, è molto carina. E poi sotto c'è tutti questi bastoncini di legno, che tra l'altro devo stare attenta a non romperlo, e fanno il manico da scopa. Questa qua, questa scopa simile, ce l'aveva anche Tiger, noi l'abbiamo presa subito e ci è sfuggita. È finita, però se la volete la scopa c'è anche da Tiger. E infine per solo 1 euro abbiamo completato il travestimento da strega con questo bellissimo... Bruttissimo nasone,
che come vedete c'ha il neo, c'ha tutto lo sporco lì, insomma, voi ve l'agganciate dietro i capelli e avete questo bruttissimo nasone da strega o befana. Siamo giunti alla conclusione di questo video haul. Scriveteci sotto nei commenti se anche voi avete acquistato una di queste bellissime cosine prese da Tiger e o se vi è piaciuto qualcosa in particolare. Insomma, scriveteci sotto nei commenti. Non vi perdete il prossimo video dove vi faremo vedere un sacco di travestimenti che faremo con tutte queste cosine qua che abbiamo comprato e tutti i prossimi video di tutti a tema Tiger, perché non ve li potete perdere. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate sotto, iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram. Trovate un sacco di info qui in alto e più in basso e condividete il video ovunque. Ci rivediamo in un prossimo video e ciao!